Tutti dal mio parte siamo qui a registrare questo video. Un video che purtroppo ci vede annullare il post partita per questa decisione all'ultimo della Lega Nike. Prima di parlare di tutto, questo è un video pure un po' speciale perché io insieme ad altri tifosi del Milan e Penke per alcuni motivi si collegano pure altri tifosi di altre squadre su quanto della Lega Calcio. Con un gruppo di tifosi milanisti e quali youtuber abbiamo deciso di aprire degli hashtag. Per quanto riguarda la Lega Calcio, commentate sotto con stop hashtag stop Lega Calcio. E poi per quanto riguarda la società Milan, ci sono delle liti, degli scontri in società per quanto riguarda Boban, Giovanni Boban e Gagliadis. Gagliadis pare che vuole prendere a comando in Milan, non diventare presidente, però essere quello che deve decidere. Boban non è d'accordo. Ci sono lì. Infatti, con quanto sembra che Ivan Gagliadis avrebbe dato il via libera e magari non so se ha firmato, però avrebbe dato il via libera il prossimo anno di Ragnik al Milan, quando i Boban e Maldini non sapevano nulla. Infatti per questo Boban si è incazzato con Ivan Gagliadis. E gli hashtag per quanto riguarda questo problema societario che abbiamo aperto sono hashtag io sto con Boban e hashtag Ivan, scusate, hashtag Gagliadis out. Quindi sotto i miei commenti, sotto nei commenti voglio questi hashtag, li metterò in descrizione. Quanto è successo in questa, per il fatto Milan, ho detto quello che è successo e dico quello che penso, che per me qua ha ragione Giovanni Boban. Perché ha ragione? Perché intanto Gagliadis è appena arrivato, quant'è, un annetto, meno di un annetto è arrivato e vuole già comandare al Milan. No, Gagliadis, qua si parla di un progetto, qua siete dirigenti del Milan, vi dovete sedere e discutere tutti quanti. Poi c'è chi non è d'accordo, chi è d'accordo per la tua decisione di Ivan Ragnik. Per esempio, Boban Maldini non sono d'accordo di Ragnik al Milan perché per loro non è un profilo adatto al Milan. Dovete prendere una decisione e rispettare quella. Se la maggioranza non è d'accordo, la tua decisione non si fa e si pensa ad altri nomi, se volete cambiare allenatore. Ma io per ora, come sta andando Pioli, lo confermerei, almeno per un altro anno lo confermerei Pioli, perché per ora sta andando bene. Sta dando un gioco al Milan, sta dando un'idea al Milan. Perché chiaramente pure altri tifosi si sono stufati con questi tanti cambi di allenatore ogni anno. Prendete un allenatore e mantenetelo per molto tempo, no? A stagione a stagione. Quanto riguarda la Lega Calcio, per me campionato falsato. Campionato falsato per me. O prendere una decisione per tutte le partite. Oh, niente. Se ok, il rinvio delle partite, ma rinviare pure le altre. Non avete vietato la trasferta ai tifosi bergamaschi? Non l'avete vietata? Magari in altre partite. Quindi la decisione va presa per tutte le partite uguali, no? Non che poi in Coppa Italia si venga a sapere che si gioca a porte aperte per solo i tifosi residenti in Piemonte.
Poi si rinvia la partita del Milan. Io voglio vedere la prossima settimana se la solita cosa, se si cambia in peggio o si migliora. L'edizione dell'anno può essere per tutti, questo è un campionato per me falsato. Perché come dice Gattuso, una partita giocarla adesso o una partita giocarla poi a maggio non è la stessa cosa. La facevate giocare magari a porte chiuse e nessuno si sarebbe lamentato. Se non inviate tutte le partite e sospendete il campionato, qui sarei stato d'accordo. Se non volevate giocare la partita. No, una sì, due no, tre sì, tre no. Comunque, scusate se pure saltato il video di sabato, io non ero manco a casa. L'avevo preparato il venerdì il video che parlavo di Milan Game, ma poi purtroppo questo imprevisto che è stato rinviare la partita mi ha fatto saltare il video. Era inutile sabato pubblicare il video quando ho saputo che la partita era stata rinviata. Comunque, speriamo che. Sì, per tutta l'Italia speriamo che si risolva questo allarme del coronavirus e per chi è colpito o che è stato contagiato vi auguro una pronta guarigione. Speriamo di vederci presto qua, ormai non si sa se ci vedremo nel pre-partita, nel post-partita, non si sa quando ci vedremo. Sta tutto per la Lega Calcio a decidere quando può uscire il mio video. Se tutto va bene, ci vediamo. Mi sembra mercoledì che Juventus-Milan. Dovremmo vederci domani per un po' partita. Ne bene e male, forza mia, dai.